Assessore Gianpedrone, allora punto sulla situazione, intanto su questi finanziamenti per le somme urgenze c'è grande protesta sul territorio, i sindaci non possono essere lasciati soli, questo è il messaggio prima di tutto. Mi sembra che sia una legittima protesta rispetto a spese che sono già state, come dire, avviate e che sono state funzionali per il ripristino delle normali condizioni di vita di una delle più grandi emergenze della Liguria negli ultimi 20 anni. Parliamo di spese vive, parliamo di spese che sono sui bilanci dei comuni e delle province. Siamo stati al tavolo del governo, ci hanno chiesto di presentare l'elenco di tutto quanto già avviato e ci aspettiamo che vengano coperte al 100%. Lo chiediamo a questo governo, così come abbiamo trattato con tutti i governi precedenti rispetto alle emergenze della Liguria. Niente di più e niente di meno. Vedersi presentare un conto e sentirsi dire che viene coperto al 50% credo che sia umiliante per i primi cittadini che fanno un lavoro molto difficile, per noi che cerchiamo, come dire, come protezione civile di dare risposte a tutti, ma come sistema paese, perché credo, come dire, che un governo e uno Stato debba andare incontro ai propri primi cittadini e a tutti i cittadini di quei territori che hanno patito negli ultimi 40 giorni molti, molti disagi anche dalla nostra parte. Ecco, veniamo all'Imperiese, Rocchetta, Nervina e Cenova, le zone dove c'è più attenzione, a Rocchetta si punta al ponte, a Cenova la situazione è più preoccupante, c'è una frana in movimento, assessore. Siamo in contatto con i sindaci, il prefetto, devo dire, lo ringrazio, ha avviato questo tavolo a cui ho partecipato anch'io, hanno partecipato i miei dirigenti nell'ultima seduta in cui prendiamo le decisioni più significative. Rocchetta mi sembra una situazione che vada, come dire, affrontata e si sia messa sulla giusta direzione con il ponte, diciamo, che cercheremo di realizzare nel frattempo in cui, diciamo, partirà il cantiere della strada provinciale principale. Lì non rischia nessuno, abbiamo una situazione di isolamento ma non c'è un pericolo imminente per i cittadini. Cenova è invece una frana storica su cui abbiamo molto lavorato dal 2016 ad oggi, che purtroppo continua a muoversi e che ha dei cittadini che proveremo a far rientrare nelle prossime ore, ma che rimangono attenzionati rispetto alle loro case, perché, ripeto, è una frana che va guardata e valutata con molta attenzione, e con il sindaco stiamo evidentemente lavorando affinché si possa capire nel breve, medio e lungo periodo quali sono le azioni da mettere in campo, dare abitabilità alle case di quei cittadini che evidentemente oggi non possono rientrare, ma anche in prospettiva vedere quali interventi sono necessari fare per mettere in sicurezza quella zona.